E tra gli antichi mestieri non poteva non mancare quello del fornaio. La signora Anna, la signora Rosaria ci regalano un assaggio di quello che il fornaio faceva in passato. Sì, diciamo, io è la prima volta che partecipo e quindi diciamo che sono un po' nel mio ambiente perché mi piace fare queste cose e quindi partecipo con piacere a questa edizione insieme a mia zia, perché poi anche mia zia, e quindi facciamo questa rappresentazione presentando poi il pane da come viene fatto e poi i vari prodotti che se ne fanno insomma nel forno, perché una volta questo era il pasto delle persone, il pane, il formaggio che si produceva, e ci sarà anche la bottega penso del formaggio, quindi prodotti tipici che si facevano allora e che ancora oggi si cerca di tramandare. E diciamo che il paese, se posso aggiungere, il borgo viene anche rimesso un po' in su con questo fatto del presepe, perché se passate di mattina, diciamo che il paese qua è un po', invece con questa occasione si riaccendono un po' queste botteghe, questi fondaci, diciamo, tra parentesi, che prima erano invece le abitazioni delle persone, dove si creava proprio questo ambiente di darsi le cose, di uno scambio, ecco, dei valori di una volta. Di scambio di vita sociale Vita viva. sociale, sì. Io poi ho le mie figlie che partecipano già da qualche edizione, io mi sono trovata un po' A sorpresa. immersa, a sorpresa. E dunque la valorizzazione dei prodotti locali, la valorizzazione e anche la tutela dello stesso paese, giustamente, di cui fate parte, dove siete nate. Signora, sulla tavola tante tipicità sant'agapitesi. Cosa ci avete preparato questa sera? Il pane è la prima cosa, poi ci sono i biscotti col vino, la pizza coi cicuri di maiale e i pezzetti di pane col tartufo. Questa è la cosa che noi si preparava tanti anni fa e ora si continua a preparare, a farle. Fino ad ora, quanti chili di farina avete lavorato? Perché poi abbiamo fatto anche le scrippelle, 5-6 kg, che poi si portano lì per darle alle persone che vogliono prendere. Numeri che comunque sono destinati a crescere. E allora godetevela tutta, buon divertimento, buona serata. Carmine, Andrea ed Alessandro, riproponete un altro vecchio mestiere del passato, quello del fabbro, il fuoco, battete il ferro, insomma, caldo. E ci divertiamo un po' così durante il presepe, che ci divertiamo così, ci piace stare in mezzo alla gente e fa divertire anche le altre persone. Carmine, tu sei addetto al fuoco, da che ora sei qui vicino? Beh, dalle 3 siamo qua a preparare un po', mettere a posto un po' i ferri, accendo il fuoco e tutto. Emozionato, divertito, teso? È emozionato, anche divertito perché mi piace fare questo mestiere. È bello. Grazie ragazzi, buon divertimento. Grazie. Il mestiere del falegname, un mestiere importantissimo, d'altronde anche lo stesso San Giuseppe, il papà di Gesù, era falegname. Questa sera tre piccoli ragazzi, tre piccoli insomma falegnami, artigiani del legno, qui a Sant'Agapito per la terza edizione del Presepe Vivente. Come vi chiamate? Andrea, Mattia, Alex. Vi state divertendo? Sì. Cosa fate? Allora, stiamo cercando di ripulire questo tronco per poi ricavare un qualcosa che dobbiamo ancora definire. Lavorare c'è tanta gente, un'atmosfera surreale. Come ti senti? Mi sento emozionato e. Ragazzi, buona serata. E sono con Céline e Caterina. La pasta fatta in casa, importante, soprattutto anche come simbologia stessa, il grano, la farina, simbolo di fertilità, di opulenza. In un contesto come quello natalizio, sembra cadere proprio ad hoc. Certo, sicuramente ci interessa molto tenere questa bottega, preparare la pasta perché appunto rappresenta una delle tradizioni del nostro paese. Prima non si aveva molto, però le uova, la farina sicuramente non mancavano, la possibilità di avere pasta e mangiarla, non sempre, però almeno nelle occasioni come il Natale, ad esempio.
era fondamentale. Vi vediamo impegnatissime e state appunto preparando l'impasto. Qual è la pasta tipica di Sant'Agapito? Se ce n'è una. Gnocchi, gli spaghetti, tagliolini, tagliatelle, eccetera. Bene, ragazze, essere qui stasera per voi, vivere in questa chiave il vostro paese, come vi fa sentire? Ah, sicuramente emozionante poter essere qui. Io ad esempio vivo fuori, tornare per le festività natalizie e trovarmi in un contesto come questo di condivisione, di unione tra noi paesani è fondamentale. E quindi emozionante, veramente molto. La straordinaria maternità di Maria aveva creato preoccupazione e turbamento nell'animo di Giuseppe, suo fidanzato e promesso sposo. Questi in un primo momento aveva pensato di rompere il fidanzamento, ma poi, illuminato dall'angelo di Dio in sogno, accettò con fede l'eccezionale avvenimento. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che è stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Ben presto si presentò un nuovo motivo di turbamento, il decreto di Cesare Augusto, che imponeva tutto il suo impero il censimento, da farsi nella città natale degli antenati. Bisognava andare a Betlemme. Non temere, Giuseppe, Dio è con noi, lui ci guiderà e non ci abbandonerà. La volontà di Dio sarà la nostra guida. Giuseppe e Maria si misero in viaggio verso Betlemme di Giudea, un villaggio distante circa 130 chilometri da Nazaret. Il cammino era lungo e faticoso, specie per Maria, per cui volgeva al termine il tempo della gravidanza. Ma l'affrontarono entrambi, accettando gli inevitabili disagi, perché questa era la volontà del Signore